Ciao, video ricetta oggi. Praticamente è dato, non lo faccio da però un bel po' di tempo fa. Ho messo la foto su Instagram di questo spezzatino, che è lo spezzatino che faceva sempre mio suocero. E niente, visto che adesso niente a farlo, ve lo faccio vedere. Tenete conto, ve lo dico subito, che ci vuole un bel po' di tempo. Mezz'ora, mezz'ora. Ci vogliono almeno 3 orette per farlo, ok? Allora, gli ingredienti. Beh, spezzatino, la carne rossa che oggi, ultimamente no, questa settimana è iniziata che con la carne rossa il nemico numero uno del mondo. Comunque, carne rossa, questa è di ternera, di vacca, insomma, per fare lo spezzatino. Sale, alloro, 3 denti, 3 spicchi d'aglio, 3 denti d'aglio, patata, poi magari vedo se ce ne metto un po' di più. Ah, non l'ho preso, poi lo prendo. I pisellini, il barattolo di pisellini, il caldo di pollo, il brodo di pollo, se non ce l'avete quello di pollo, quello di gallino, comunque col dado va benissimo. Vino per cucinare, cipolla, 4-5 pomodori, carota, pepe. Mettiamo qua col sale, mezzo peperone rosso. La prima cosa che va fatta, bisogna lavare la carne. Mo, vediamo un attimo se io riesco. Si sta svegliando Bebota. Se io riesco a sistemarvi qui su, appoggiati al caldo di pollo. E vi beccate come lavo la carne. Poi dopo. Si vede che si è molto affamata. L'avevo messa sul tagliere in legno per mettere sale e pepe. Questo era pulito l'aereo. Io poi l'asciugo prima di metterla sul tagliere, l'asciugo sempre con un po' di Scottex. Comunque questo qua è il rotolo da cucina, no? Togliere l'acqua in eccesso. Abbiamo la carne, la saliamo e la salpimentiamo. Si dice in italiano questa cosa? O forse è solo spagnolo? Di salpimentare le cose. Allora, ho preparato qui la carne. Ho tagliato i 3 spicchi di aglio a metà, il mezzo peperone a tocchetti. La cipolla così a pezzi, insomma, la carota a fettine, i pomodori alla fine ne ho messi solamente 3, così fatti a pezzi. In realtà andrebbero sia pelati che tolte le cosettine, però io non lo faccio mai perché so pigra. La patata, visto che va alla fine, la lascio ancora così perché sennò diventa nera. E andiamo a soffriggere la carne. Aspettate che vi devo appoggiare sul coso, mettiamo a scaldare l'olio. Dobbiamo, allora io qua c'ho la ricetta trascritta dalla suocera. Soffriggere la carne con l'alloro. Il peperone,
agli e l'uvino. Il vino lo mettiamo dopo. Adesso questo si scalda un po'. Mettiamo la carne. Io sto facendo 6 etti di carne. Mettiamo il vino. Ok, allora il vino si è ristretto. Questo già ha perso il colore rosso. Adesso mettiamo i pomodori, la carota che è volata e le cipolle. Mettiamo tutto dentro. Se i pisellini li mettete, non quelli diciamo in scatola, ma quelli naturali, allora vanno aggiunti adesso. Se sono quelli in scatola, si mettono alla fine perché quelli sono già mezzi fatti, se no si spappolano. Mischiamo un po' e mettiamo il brodo del pollo deve essere caldo, io l'ho scaldato a microonde, però insomma, ecco qua, mettiamo qua dentro e deve bollire per almeno mezz'oretta. Adesso lo copro, sistemiamo bene qua. Copro e almeno mezz'oretta così deve stare, eh? Tenete presente che dovete aggiungere il brodo di pollo quando vedete che insomma che se ne va via, dovete aggiungerlo, quindi se volete lasciatelo sempre in una tazza bello caldo o se no in un pentolino insomma a portata di mano, perché quando si ritira va aggiunto, ok? Aggiungo un altro po' di brodo, anche se come vedete insomma ce n'è ancora, no? È passata mezz'ora. Mezz'ora è passata, sì. Aggiungo un altro po' di brodo perché è caldo il brodo, eh. Lo faccio stare una quarantina, cinquantina di minuti. Se ci sono appunto i pisellini crudi o li mettete prima o li mettete anche adesso, insomma vedete voi, questo qui così. Il fuoco è medio, però è tirando più al basso e lo ricopro. Sono già 50 minuti che questo qui, la carne con tutte le verdure, sta bollendo e l'ho appena stappato praticamente. Adesso ci metto la patata. E deve bollire 1 ora e mezza. Io adesso mi metto l'allarme, diciamo, il tridì, 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 il timer, per rabboccare poi il brodo e ci vediamo, diciamo che tra un'ora
metto poi, ma un'ora, ma pure un'ora, un'ora e un quarto, metto poi i pisellini perché sono quelli nel barattolo. A tra poco per voi, un'eternità per me e voi che Bebota chiama. Gli ultimi 20 minuti metto i pisellini. Faccio occhio come sempre. Qua. Ah, in tutto questo, voi avete visto, ho messo il sale solamente all'inizio alla carne e basta, perché questo brodo di pollo è bello salato. Metto qui il tempo a 20 minuti, copro e ci vediamo tra un po'. Abbiamo finito di fare lo spezzatino, fino da un bel po' in realtà, perché è mezzanotte e si è già raffreddato. Alex già si è mangiato un pezzo di ciccio, vero? E Era buono, buono. dice che è venuto bene. Ecco, vedete, Va bene, va benissimo. il pomodoro normalmente non lo spello perché tanto tante volte viene fuori da solo. Quindi questo prendo e poi lo tolgo e basta. E niente, adesso noi lo mettiamo in tupper, in tupper fare, vedete, rimane col liquidino. Ecco qua, questi erano 6 etti di carne, una patata, una carota, del barattolo di risellini era un terzo, ci ho messo 3 pomodori di quelli tipo San Marzano, una cipolla, 3 agli. Ah, l'aglio dovremmo trovare l'aglio. Boh, vabbè, insomma, mangeremo, fa niente tanto. E ecco, e niente. Se lo volete fare, tenete conto che ci vuole un bel po' di tempo. E basta, fatemi sapere se lo provate. E questo è lo spezzatino che faceva sempre il suocero. E al prossimo video. Ciao ciao ciao!